A5, energia che unisce. Biosonic, sentire bene accorcia le distanze. Buongiorno e buona domenica a tutti da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia di Espansione TV. Siamo in collegamento con il Duomo di Como per la seconda domenica di Avvento e giornata diocesana del seminario. Il Vangelo di questa seconda domenica d'Avvento ci presenta la figura di Giovanni Battista. Il termine Avvento era impiegato anche dagli antichi storici per descrivere l'arrivo nell'urbe degli imperatori dopo importanti campagne militari. Tutta la città si preparava all'evento e all'ingresso trionfale. Anche la Chiesa si prepara a un avvento, a un nuovo arrivo, un arrivo molto più importante, quello del Figlio di Dio a Natale, e molto diverso da quelli che celebravano i potenti, perché si avvicina nell'umiltà di un bambino disteso in una mangiatoia. La voce del Battista risuona in questo tempo liturgico, in questo tempo forte, attraverso il racconto di Matteo. Il messaggio è molto importante, molto potente, è un messaggio di conversione personale come mezzo efficace per preparare l'arrivo del Messia. Insieme vorrai far festa con noi e senza tramonto la festa sarà. Presiede questa Eucaristia Don Alessandro Alberti, rettore del seminario diocesano. Predisponiamoci per la Santa Messa. Tu quando la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi, seconda domenica di Avvento, la nostra diocesi celebra la giornata del seminario per il seminario. Innanzitutto giornata di preghiera. Sappiamo che il seminario è una casa dove giovani, ragazzi ricercano la volontà di Dio, aiutati dai loro superiori, dai loro animatori, nella preghiera, nello studio, nella ricerca. Li accompagniamo con la nostra preghiera, salutiamo con tanta cordialità Don Alessandro, il rettore del seminario, che oggi presiede questa Santa Eucaristia per noi, come pure salutiamo tutti coloro che sono collegati con noi attraverso Espansione TV e partecipano a questa nostra Santa Messa. Grazie Don Francesco, per me è davvero una gioia celebrare con voi questa seconda domenica di Avvento e la giornata del seminario proprio nella cattedrale, dove sono anche ordinati tutti i sacerdoti, e siamo stati ordinati preti anche tutti noi. E da qui, in comunione con tutta la diocesi, viviamo questa seconda domenica di Avvento con fede. È stata accesa il secondo cero della corona d'Avvento e preghiamo davvero il Signore per il nostro seminario, perché doni ancora alla nostra Chiesa vocazioni al ministero ordinato. E prepariamoci ad ascoltare la parola del Signore, a spezzare il pane della vita e della misericordia. Chiediamo al Signore un'altra volta la conversione del cuore, chiediamo perdono a Dio umilmente di tutti i nostri peccati.
confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme.
i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Vieni, Signore, re di pace e di giustizia. Vieni, Signore, re di pace e di giustizia. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Vieni, Signore, re di pace e di giustizia. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, re di pace. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, re di pace e di il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, re di pace e di giustizia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri
come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». Parola di Dio. Diamo grazie. Alleluia, 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 alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle intorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni uomo che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Parola del Signore. Il seminario nelle diocesi si chiama seminario diocesano, o anche è denominato anche il nostro seminario seminario vescovile. Non vi siete mai domandati perché? Perché è il seminario del vescovo. E allora i seminaristi vengono volentieri in cattedrale. Ho salutato prima Don Francesco, ma saluto caramente anche l'arciprete Don Flavio, tutti coloro che curano la liturgia. Ed è bello che quando il nostro vescovo dalla cattedra celebra i pontificali qui in cattedrale ci siano anche tutti i seminaristi. Poi il nostro vescovo ha avuto a dire più volte che il seminario è come la pupilla dei suoi occhi, e posso testimoniare che è vero, viene spesso e volentieri.
E mi piace quando il Vescovo inizia le sue omelie, cosa dice? Fratelli e sorelle, amati dal Signore. Che bello, sarà il grido degli angeli, l'annuncio degli angeli nella notte di Natale. Ma sentiamoci amati dal Signore in questo momento. Ogni Eucaristia è un segno dell'amore del Signore. Ci fa riconoscere l'amore del Signore, che il Signore ci consola, non ci abbandona nel cammino della nostra vita. Un Dio che ci ama, e dico sempre anche ai seminaristi, e ci chiama. Non solo qualcuno a diventare preti, ma ci ha chiamato tutti, anche noi qui presenti, a ricevere quel battesimo in Spirito Santo e fuoco. E accendiamo questo fuoco nel nostro cuore. È dal battesimo che poi nascono anche le altre vocazioni cristiane, il matrimonio, la vocazione al ministero ordinato. Un Dio che ci ama, ci chiama, ci parla. Allora anche la parola di Dio di questa domenica è una parola di amore. E quando siamo chiamati ad amare e quando amiamo davvero è anche impegnativo. Si parla anche di sacrificio. Se davvero seguiamo quel Dio che ci ha amato morendo in croce per noi e che ci dona lo spirito del suo amore, ecco, per amare dobbiamo donare la vita. Allora la parola di Dio di oggi è anche impegnativa. Questa seconda domenica di Avvento, ecco, troviamo i grandi profeti dell'Avvento, che sono Isaia e Giovanni il Battista. Ecco, io parlerei innanzitutto della forza dell'essenziale della parola di Giovanni Battista e della forza del sogno vero, ecco, di Isaia, che abbiamo ascoltato nella bellissima prima lettura, e lo stesso Giovanni, ecco, lo richiama predicando nel deserto. Ecco, Giovanni Battista, la forza dell'essenziale, una parola che a un certo punto diventa quasi dura, ecco, ma è una parola che è testimoniata anche da tutta la sua vita. E quel particolare stilistico, potremmo dire così, non so quale sfilata di moda potrebbe oggi fare San Giovanni Battista, non è solo pittoresca, vestiva di peli di cammello, una cintura ai fianchi e anche l'alimentazione, cavallette, dicono che in futuro sarà un po' il cibo che ci salverà, quello degli insetti, e non so se è vero, lui è un profeta forse anche in questo, ma a parte la battuta, ecco, dice l'essenzialità, un uomo che predicava, ecco, non solo con la voce, pur chiara e potente, ecco, ma anche con la vita, era davvero un profeta nella testimonianza. E poi la chiarezza, l'essenzialità del suo messaggio, non si perde in parole secondarie, con la frase che sarà anche la prima che nel Vangelo di Matteo che leggiamo quest'anno troveremo anche sulla bocca di Gesù, che San Giovanni Battista preannuncia: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. E San Giovanni Battista ci dice il senso della vera conversione. Il suo battesimo non è ancora il battesimo di Cristo in Spirito Santo e fuoco, ma ci prepara a questo. E anche lui è in un cammino di conversione. E nella terza domenica di Avvento, cioè domenica prossima, vedremo che anche lui dovrà convertirsi alla misericordia di Dio. Anche lui è in cammino di conversione. Ma perché dobbiamo convertirci? Perché Dio è vicino e dobbiamo convertirci a questo Dio vicino. Ecco, la conversione, ecco, per noi cristiani non è solo una questione morale. Faccio qualcosa di male, me ne rendo conto, qualche senso di colpa e aggiusto un po'. Ecco, ma la conversione, richiamando proprio Isaia, ecco, ce la dice ancora Giovanni Battista: preparate la via del Signore. E vi invito a stare attenti, non la via al Signore, ma la via del Signore. E la via del Signore è Gesù Cristo, che si è fatto uomo, il mistero dell'incarnazione, il Natale, il mistero della vita donata, la Pasqua, il mistero della risurrezione di Cristo che è ancora nella carne dell'uomo di oggi, noi che siamo la sua Chiesa, ecco, ma anche in ogni uomo soprattutto in chi è povero e bisognoso. Gesù Cristo si è fatto uomo e Dio ha scelto la via dell'umanità per salvarci. Allora non dobbiamo preparare le nostre vie al Signore, sennò prima o poi cadiamo nel grande rischio che è quello che Satana, il demonio, il divisore porta. Ci vuole fare a Dio le cose che vogliamo noi, ma nel Padre nostro cosa diciamo? Sia fatta la tua volontà. Se invece vogliamo preparare le nostre vie
Ecco, spesso tiriamo un po' Dio dalla nostra parte. La via è chiara, è quella dell'amore, è quella della vita donata, è quella della misericordia, è quella della fraternità. Ecco, se Dio in ogni uomo, dobbiamo capire che siamo tutti figli di Dio, ecco, e vivere, ecco, su questa via. Allora prepariamo la via del Signore, che la nostra vita sia una via del Signore. E poi questa voce chiara, molto essenziale, testimoniata anche dalla sua vita, ecco, il Vangelo lo dice, anche gli altri evangelisti, è una voce che grida nel deserto, che non è solo il deserto di Giuda o i deserti dei padri della Chiesa, di tanti santi che hanno vissuto anche fisicamente, anche Gesù nelle tentazioni del deserto, hanno vissuto questa esperienza, ma è il deserto proprio della nostra umanità, dove c'è un deserto di fraternità tante volte. C'è un deserto davvero di accoglienza, spesso anche nelle nostre chiese non solo un po' deserte, i nostri seminari non solo un po' deserti, ma spesso è deserto il cuore dell'uomo. Ma questa voce arriva e vediamo che accorrono un po' tutti da Giovanni il Battista. E poi richiamo forse la parola più dura di Giovanni Battista. Qual è secondo voi? Cosa gli dice a questi sadducei e farisei, che erano coloro che detenevano un po' la teologia dei tempi, conoscevano bene la legge di Mosè, ecco, avevano un'idea di Dio tutta loro, anche Gesù, ecco, andrà contro i farisei e i sadducei, e quel fariseo e sadduceo che può essere presente ancora oggi. Dice una frase che dovrebbe spaventare, stiamo attenti: razza di vipere, mamma mia, andava giù duro. Ecco, e ho notato una cosa, vi invito quando arriverete a casa a rivedere la prima lettura, il Vangelo, anche la seconda lettura molto bella di San Paolo, e a vedere cosa c'è. C'è una parola che c'è sia nella prima lettura che nel Vangelo: le vipere, i serpenti. A un certo punto dice il profeta Isaia, nella prima lettura, nel suo sogno di Isaia, di questo mondo nuovo secondo la misericordia di Dio, che il lattante giocherà, ecco, sulla buca della vipera, e il bambino metterà una mano nel covo del serpente velenoso e non gli farà alcun male. Cosa intende San Giovanni Battista dicendo razza di vipere? So se avete avuto esperienze, avete già visto una vipera, non quelle umane, quelle, le vipere dei boschi o dei prati. Io vengo dalla Valtellina, che nella nostra diocesi arriva fino... E quando aiutavo il papà a pulire i prati sopra Morbegno, ecco, si accendeva sempre il fuoco, perché il fumo dice che spaventa i serpenti, spaventa le vipere, cercano, ecco, il loro rifugio, e queste vipere se ne vanno. Ecco, e se le prendi, le fai fuori. Ecco, mentre quando ero, sono stato anche in Africa alcuni anni, nella nostra missione diocesana, ecco, lì diverse vipere. Una volta proprio fuori dalla stanza si era fatto un nido di vipere, e con i ragazzi lì della missione ne abbiamo uccise due. Ecco, noi dobbiamo ucciderle le vipere. Dio invece, il Dio di Gesù Cristo, non uccide le vipere, ecco, ma toglie il veleno dalle vipere. E questo bambino, questo germoglio, ecco, il mistero del Dio fatto uomo, è la misericordia, cui anche Giovanni Battista deve convertirci. A un certo punto dice: verrà Gesù, farà pulizia, ucciderà tutti i malvagi. Il Signore non vuole uccidere nessun malvagio, il Signore vuole levare il male dal cuore dell'uomo. Ed è morto in croce per questo. I problemi non si risolvono eliminando le persone. I problemi si risolvono togliendo il male spesso dal nostro cuore. E la vipera ha il veleno dentro. Tutti noi abbiamo un po' di veleno. Che il Signore davvero trasformi il nostro cuore. E allora, se c'è la forza dell'essenziale di Giovanni Battista, c'è anche quel sogno di Isaia. Nella prima domenica di Avvento, ecco, c'è stato detto: vegliate, la forza dell'essenziale di Isaia ci tiene davvero svegli, ci sveglia da un sonno, ma poi dobbiamo, con l'amore e la misericordia di Dio, ecco, forse riaddormentarci ancora un po' e riposare e sognare. Questo è il sogno di Isaia, il sogno di questa misericordia che trasforma il cuore dell'uomo, che trasforma addirittura il creato, la natura. E fa degli esempi: il lupo che dimora con l'agnello, il leopardo con il capretto, e il vitello, ecco, con l'orso, e tutti questi anche nel creato, nella natura. Ecco, ma spesso è più difficile levare il veleno dal nostro cuore. Chiediamo questa grazia alla misericordia del Signore.
che la misericordia del Signore, c'è dentro anche la parola cuore, ecco, trasformi davvero il cuore dell'uomo. E allora non ci sarà più un deserto di fraternità, ecco, ma ci sarà una famiglia di figli di Dio. Questo è il regno di Dio. Questo è quello che dobbiamo portare in questo mondo se abbiamo incontrato Gesù Cristo. E poi un messaggio, e concludo, ecco, anche a ciascuno di noi. E come facciamo concretamente? Piano piano, con molta umiltà, aiutandoci anche dalla testimonianza, ecco, che il Signore ci dà, ecco, in tante persone che ci aiutano nel nostro cammino, nei santi di cui la nostra Chiesa di Como è ricca. Ecco, il padre Ambrosoli, che è stato beatificato il 20 novembre, abbiamo fatto anche qui in Duomo, insieme al nostro Vescovo, in comunione con l'Uganda, un bellissimo ricordo di questo uomo di Dio, aveva capito questo, è stato un uomo di grande misericordia. Abbiamo fatto il ritiro con i preti martedì a Morbegno, ecco, con un predicatore che ci ha parlato di padre Ambrosoli. A un certo punto una delle sue virtù era quella dell'amitezza, e diceva era un uomo avvicinabile, che ha portato la misericordia di Dio ai poveri, ma che si lasciava avvicinare. La sua umanità, ecco, testimoniava questa misericordia di Dio che trasforma il cuore. E poi, ecco, a noi che crediamo davvero nel Signore, andiamo alla messa la domenica, non giudichiamo troppo chi non va, ma portiamo un po' di gioia anche fuori dalle nostre chiese. Ecco, forse quel sadduceo e quel fariseo che c'è in me, che c'è forse anche in ciascuno di noi, può prendere, magari ci fanno un po' riflettere, ci fanno un po' male, ma ci aiutano a riflettere. Ho iniziato con il vescovo Oscar, concludo con un altro Oscar, un altro grande vescovo dell'America Latina, santo, Sant Oscar Romero, ucciso nell'80 in un'omelia, proprio alla fine del suo ministero in mezzo ai poveri e della sua grande testimonianza, diceva queste parole, ecco, che fanno riflettere me innanzitutto. Una religione di messe domenicali, ma di settimane ingiuste e indifferenti non piace al Signore. Una religione piena di preghiere, ma senza denunciare le ingiustizie, non è cristiana. Così sia. Ogni uomo, in quanto tale, è chiamato a fare un frutto degno della conversione. Poi, la grandezza di Dio può trasformare anche una pietra in figlio. Dio però, non noi. Rinnoviamo insieme, in comunione con tutta la Chiesa, la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Giovanni Battista ci invita a preparare la via del Signore che viene. Con fiducia presentiamo al Padre le nostre preghiere. Ripetiamo: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. O Dio, nostro Padre,
tu rispondi al desiderio e all'attesa del cuore, donandoci il Figlio Gesù. Concedici di preparargli la via con spirito di fede e gesti di carità. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Dio, nostro Padre, fa che i nostri governanti si impegnino nella ricerca di nuove vie per costruire una nuova civiltà di amore e di pace. Preghiamo. Vieni, Signore. O Dio, nostro Padre, il tuo spirito sostenga coloro che vivono nella malattia e nella solitudine, nella disperazione e nell'oppressione. Liberaci dal male che incombe sul mondo. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Dio nostro Padre, rendi attento e generoso il cuore dei giovani del nostro seminario, perché seguano il tuo Figlio Gesù come fecero i primi discepoli Giovanni e Andrea. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Pregando per il seminario, vi ringrazio innanzitutto come rettore del seminario e voglio solamente semplicemente testimoniare la gioia di questo ministero in mezzo a questi giovani, che sono 22 nella nostra diocesi in questo momento, 4 già diaconi, stanno già vivendo il loro ministero, più presenti anche nelle parrocchie, e la preghiera per loro per me diventa davvero il ricordo del volto di ciascuno di loro, ricordo della loro vita, di questi giovani, ecco, che anche noi educatori ci aiutano a rinnovare la bellezza di seguire Gesù nel sacerdozio. Come abbiamo detto in questa giornata del seminario, ecco che il seminario, come dice la pastores Dabo Vobis, ecco, sia davvero non solo un luogo, uno spazio materiale, ma sia davvero uno spazio spirituale, un itinerario di vita in un'atmosfera che favorisce la sequela di Gesù e il discernere davvero la sua volontà. Lo chiedo davvero nella preghiera e vi ringrazio e ringrazio tutta la diocesi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il seminario vive anche della nostra carità. Le offerte che vengono raccolte oggi in tutte le chiese saranno destinate appunto a sostegno del seminario e dei seminaristi. Invito quindi a un gesto di grande generosità. Insieme il canto numero 4, nella notte, o Dio, noi veglieremo. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore, improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Vieni, Signore Gesù. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Abbondio, San Felice, tutti i santi della nostra Chiesa di Como, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e con la libertà dei figli cantiamo insieme. Padre nostro, qui che si geni, santifiche tur nomen tuum, adveniat regno tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo fraterno scambiamoci il dono della pace. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata peccata mundi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ti custodiscano per la vita eterna. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione, si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Estenderai nei secoli la tua ira. Scelga il tuo dono, Signore. Cosa significa preparare la via del Signore attraverso la conversione? Quest'ultima parola è usata e abusata anche nei nostri discorsi. Il verbo preparare, anche nel suo originale greco, all'accezione di predisporre, apprestare, c'è quindi del tempo da dedicare alla venuta del Signore. Il discepolo è chiamato a donare energie e tempo alla preparazione che comprende una presa di coscienza del proprio vissuto, anche di fragilità. Si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. È quindi tempo di coltivare un rapporto personale col veniente. Un rapporto fatto non di una sterile osservanza delle regole, ma di una cordiale ed esperienziale relazione di vita. È un cammino che esige onestà e verità, non dal punto di vista della morale, precetti da seguire, ma della disposizione d'animo e della direzione del cuore, una vita da orientare. Il discepolo che si pone su questa strada ha un compito prioritario: guardare alla propria via accidentata e sconnessa e prepararla smussando con cura ogni asperità e ogni ostacolo. Giovanni si rivolge agli osservanti del tempo, farisei e sadducei, che pure gli erano corsi dietro come gli altri per farsi purificare. Costoro che conoscono la parola e si sentono a posto non pensino di essere esentati dal monito in forza del loro privilegio di figli di Abramo. Davanti al regno che viene non ci sono né esenzioni né condizioni. La nostra terra darà il suo frutto. Scenda il tuo dono, Signore. Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Accogliamo la benedizione del Signore. Questa settimana, proprio nel cuore dell'Avvento, ci sarà anche la celebrazione della grande solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Per il seminario vi invito anche a pregare, perché altri giovani accolgano questa vocazione e i giovani presenti camminino davvero nella sincerità di cuore, nella ricerca della volontà del Signore, siano ben preparati, non solo da qualche educatore, ma da tutta la nostra Chiesa diocesana, a essere preti in questo mondo di oggi, ad annunciare con freschezza il Vangelo. E dite qualche Ave Maria alla Madonna anche per il seminario ogni tanto, e poi sull'immaginetta che potete trovare c'è anche una preghiera molto bella del nostro Vescovo, che invito magari a fare anche a casa personalmente. Accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore davvero ci faccia preparare la sua via nella nostra via, nella nostra vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accogliamo con gioia il Signore che viene. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Giovedì prossimo la festa dell'Immacolata, la messa solenne delle 10, sarà presieduta dal Vescovo Emerito, Monsignor Diego Coletti. Vi invito ad essere presenti. Insieme Alma Redentoris Mater. Alma Redentoris Mater, quae per via Dei portales, et stella Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, dunque genu Santum Genitore, Virgo Prius, ad posterius, Gabrielis apore, sumens illudave, peccatorum miserere. A Gesù che viene compete il discernimento. Le immagini di sapore scatologico siglano ed esprimono la costante dei Vangeli di questo tempo. L'uomo decida oggi quale strada prendere, quella della parola di Gesù o quella dei propri alibi e delle proprie menzogne. Dio non farà che ratificare la nostra scelta. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. L'appuntamento per la Santa Messa delle ore 10 per domenica prossima dal Santuario del Sacro Cuore in Como, per la terza domenica di Avvento. Da Paolo Carboni, dalla regia e dalla squadra esterna, buona domenica. La linea ritorna ai programmi della rete.